Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura la cronaca: condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere il rapinatore che si era spacciato per un appartenente all'Andrangheta calabrese. L'uomo, un italiano residente nella provincia di Perugia, venne arrestato dai carabinieri di Sansepolcro il 16 ottobre scorso. Aveva tentato di bloccare l'auto condotta da un ragazzo di ritorno da una serata trascorsa in compagnia della fidanzata. Il malvivente inseguì a lungo la vettura della coppia per poi desistere quando in lontananza comparve una pattuglia dei militari. Poi cambiò obiettivo, questa volta avvicinandosi ad una coppia di giovani seduti su una panchina sempre a Sansepolcro. Sono dell'Andrangheta, avrebbe detto, e con me ci sono altri del clan. Se non mi date tutti i soldi che avete, li vado a chiamare e vi ammazziamo. Dentro il portafoglio e la borsetta però c'erano pochi euro. Il rapinatore, dopo aver rifilato uno schiaffo alla ragazza, le portò via gli occhiali da vista che indossava. E adesso parliamo della festa di San Sebastiano, la festa odierna, il santo patrono del corpo della polizia municipale, un appuntamento ovviamente religioso ma anche un momento per fare il punto delle attività del corpo aretino. Vediamo. Cari ragazzi, desidero rivolgermi a voi perché la strada non è un videogioco, eppure si tende a dimenticarlo. Impegnatevi anche coi vostri genitori. La parola limite non è soltanto un termine proprio del codice della strada, è la chiave di tutto. Chi lo dimentica mette a repentaglio la propria vita e quella altrui. Voi, cari ragazzi, siete i piloti della vostra vita. Vi auguro che attraverso puntuale rispetto delle regole possiate andare forte verso un futuro sereno. Si rivolge ai giovani il comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Aldo Poponcini, dall'altare della Pieve di Santa Maria nel giorno in cui si festeggia il santo patrono del corpo, San Sebastiano. Alla cerimonia officiata dal vescovo di Arezzo, Andrea Migliavacca, ha partecipato il coro dell'Istituto Martiri di Civitella e altri alunni del comune di Arezzo. L'impegno del corpo sarà proprio quello di diminuire il numero delle tragedie della strada nell'Aretino. Ma la linea intrapresa è quella della linea di abbassare il fenomeno dell'incidentalità nel nostro comune, affinché i conducenti abbiano una condotta di guida più consona e non ci siano più questi incidenti mortali con un numero così elevato. Quasi 75.000 le infrazioni al codice della strada rilevate nel 2023, più di 20.000 quelle contestate ai trasgressori, 19 erano automobilisti ubriachi alla guida o sotto l'effetto di stupefacenti. L'eccesso di velocità e l'uso del cellulare alla guida sono le principali cause di incidente, in tutto 651 quelli rilevati, 330 gli automobilisti che usavano lo smartphone, non va meglio per le cinture di sicurezza in 370. Sono stati multati. Quasi 50.000 le chiamate e le segnalazioni ricevute, alcune di esse dal punto che si trova in Guido Monaco. E se la città del Natale, con tutto l'impegno che ha comportato, ormai è un lontano ricordo, all'orizzonte c'è la movida. Il comune ha chiesto alla PM il cosiddetto quarto turno, poter avere cioè un turno che inizia all'1 di notte, quando appunto la movida aretina prende forma. Per questo però sarà necessario implementare l'organico. Speriamo che arrivino nuovi rinforzi, perché il nostro numero deve essere aumentato per dare più risposte alla nostra città. Tutto questo è possibile anche con l'accordo sindacale, ovviamente, a patto che la polizia locale abbia un numero di addetti sufficienti per poter istituire questo servizio, da cui la mia notizia che verrà fatto un concorso apposito per acquisire un numero di personale tale da consentire questo servizio aggiuntivo. Infine la nuova caserma, che si farà in via Fabio Filzi, è sicuro, ha detto il sindaco Alessandro Ghinelli, ma sui tempi c'è ancora molta incertezza. E questa mattina a Terra Nuova Bracciolini sono stati inaugurati 2 beni sottratti alla mafia e assegnati al comune dall'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Vediamo.
Questa villetta verrà intitolata alla famiglia Nencioni, che ha perso la vita nella strage di via dei Georgofili, e il capannone sarà intitolato a Giuseppe Valarioti. Portano i nomi di uomini, donne e bambini uccisi per nome della mafia. Fare memoria è il nostro scopo principale, per cui un'iniziativa di genere non c'è cosa migliore di far memoria. La memoria non si uccide, la memoria non si travella a colpi di pistola, ma dobbiamo cercare di darne testimonianza. A Terranuova Bracciolini sono infatti conclusi i lavori di adeguamento del capannone della villetta appartenuti alla criminalità organizzata che erano stati assegnati al comune dall'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Significa che questo territorio si assume l'impegno di portare avanti, nel nome anche di questa persone, di costruire percorsi di legalità grazie anche al riutilizzo sociale di un bene confiscato alla mafia. Le strutture si trovano alla periferia del capoluogo valdarnese, il primo un ex sito produttivo sorge in via Poggilupi, l'altro invece si trova alle Ville, frazione alle porte della cittadina. Ha un valore simbolico e anche un valore sostanziale, perché la villetta alle nostre spalle verrà utilizzata per il co-housing solidale, per dare risposta all'emergenza abitativa, mentre il capannone industriale verrà impiegato come archivio comunale e come rimessa dei mezzi della protezione civile, quindi due utilizzi significativi e importanti. I beni sono stati recuperati e ristrutturati grazie al finanziamento della Regione Toscana. Ci sono decine di migliaia di beni confiscati nel nostro paese che non sono utilizzati. La Toscana sta cercando di dare una risposta, siamo gli unici che mettono risorse proprie del bilancio regionale per sostenere questo passaggio e vedo che funziona. Gianni, ripensaci, anche la CISL Aretina alla manifestazione regionale contro l'aumento dell'addizionale IRPEF del prossimo 23 di gennaio. Sedi aperte per firmare la cartolina che sarà consegnata al Presidente della Regione. Sarà possibile firmare le cartoline fino al 6 febbraio, anche chiedendo ai referenti CISL sui luoghi di lavoro. E intanto sul caso interviene anche Stefano Scaramelli di Italia Viva. Ascoltiamolo. La sanità toscana è indubbiamente, a detta di molti, di alta qualità. Per mantenerla come si fa e soprattutto questo aumento dell'IRPEF, insomma, come lo leggi? Ma il livello della qualità del servizio che noi eroghiamo è altissimo, questo va detto e va confermato. Il merito è dei nostri professionisti, che dimostrano di essere dei professionisti di altissimo valore. Abbiamo una capacità di erogare livelli essenziali di assistenza molto alti. A mio avviso servirebbe una stagione nuova di riorganizzazione della rete ospedaliera. È un tema molto delicato, non tutti hanno il coraggio di affrontare. Io l'ho lanciato nel mio intervento in aula al Consiglio regionale quando appunto ero contrario a tassare i cittadini, perché a mio avviso con le risorse che noi oggi abbiamo, se riorganizzassimo meglio la rete ospedaliera potremmo ottenere, diciamo, anche un equilibrio finanziario senza dover gravare sui cittadini. Io sono stato contrario all'aumento delle tasse, lo sono tuttora contrario, non credo che debbano pagare i cittadini, ma debba essere il sistema in grado di riorganizzarsi. Come 7 anni fa siamo stati in grado di riorganizzare le aziende sanitarie, oggi a mio avviso la rete ospedaliera potrebbe essere riorganizzata assegnando funzioni differenti e per esempio utilizzando alcuni presidi locali non tanto a fare dei doppioni quanto a fare dei servizi territoriali. E questo ha portato per esempio me stesso a essere contrario alla nascita di così tante casse della comunità nei territori in immobili ex novo. Avremmo potuto riutilizzare magari strutture ospedaliere che potevano essere riconvertite nei territori. Quello che invece deve essere capillare, a mio avviso, e su questo dobbiamo migliorare, sono i punti di primo soccorso rispetto all'emergenza urgenza, perché in alcuni casi la capillarità del territorio non ti consente di arrivare sempre in maniera molto puntuale o vicino alle persone, quindi quello deve essere capillare nei territori, ma la dimensione ospedaliera, la dimensione interventistica oggi deve essere qualitativa, serve la casistica e quindi come tale per esempio le chirurgie, per esempio la fase interventistica non può essere fatta ovunque, deve essere fatta dove ci sono medici di alto spessore, perché nessuno si farebbe operare sotto casa per andare a fare un intervento da una persona che magari non ha casistica, magari è disponibile oggi a spostarsi anche 2 ore o 3 ore o anche 1 ora e mezzo, ma anche perché nell'ospedale dopo un intervento chirurgico anche di asportazione di un tumore al massimo si rimane in ospedale 2 giorni, quindi è cambiata la chirurgia, è cambiata la medicina e deve cambiare a mio avviso anche la distribuzione della rete ospedaliera.
E adesso trasferiamoci in Val di Chiana. Questa mattina a Cortona Andrea Vignini ha dato il via alla campagna elettorale per le prossime amministrative di giugno. Sarà lui il candidato di centrosinistra. Il servizio. Andrea Vignini si è presentato con la sua rinnovata squadra di alleanze. Sarà lui il candidato principale di centrosinistra. Al suo fianco non solo il Partito Democratico, tra le cui fila oggi è tornato dopo l'esperienza di Articolo 1, ma anche il Movimento 5 Stelle, due realtà civili del territorio, Cortona Civica e il Pungiglione. L'idea naturalmente è quella di riconquistare il governo della città e del territorio di Cortona, che secondo me, secondo noi, è stato mal governato in tutti questi anni, tant'è vero che le divisioni stanno in questo momento squassando l'attuale maggioranza. Sono fiducioso che con un lavoro di fino all'interno della coalizione per la ricerca di un programma comune si possa arrivare al risultato. A Vignini era una candidatura in campo da tempo, era stata proposta da forze delle civiche, poi Andrea è rientrato nel PD. Abbiamo portato questa discussione all'interno della nostra compagine e alla fine diciamo che il risultato di una riflessione molto serena e anche costruttiva è stato che in questo momento Andrea Vignini è il candidato migliore per il centro-sinistra, il candidato che può riportare la nostra coalizione a governare il comune nei prossimi anni. La novità 5 Stelle è per Vignini particolarmente gradita. È un segnale politico importante, io credo anche a livello regionale e nazionale. Ho lavorato a lungo per questa alleanza. Devo dire che il Movimento 5 Stelle a Cortona esprime idee e anche candidati che mi sono affini e sono molto lieto dell'apparentamento che siamo riusciti a costruire. Dopo un anno più di lavoro siamo soddisfatti del risultato ottenuto, siamo riusciti a trovare una quadra e appunto sì, a fare questa proposta politica di un campo largo nel centro-sinistra, dove anche il Movimento 5 Stelle questa volta porterà le proprie proposte e cercherà di vederle realizzate. In tema di alleanze, Vignini, così come Bianchi per il PD, parlano di porte aperte. Se la strada di avvicinamento al gruppo di Italia Viva e a quello di Uniti a Sinistra, che hanno appena ufficializzato di voler correre ognuno in autonomia, sembra difficile, Vignini e i suoi strizzano l'occhio soprattutto ai socialisti. Il nostro è un appello a tutto il centro-sinistra affinché converga su un'unica candidatura. Io non credo che vi siano ragioni così importanti da non, come dire, da dividerci. E quindi noi fino in fondo cercheremo di unire ancora altri pezzi del centro-sinistra. E intanto il candidato a sindaco analizza la situazione del centrodestra. Però mi sembra che sia difficile non notare lo sfaldamento totale che si è creato in quella maggioranza che sembrava orgogliosa all'inizio del mandato. Il sindaco Meoni è solo, il re è nudo, tutti l'hanno abbandonato, eppure lui continua ad usare un linguaggio prepotente che francamente non trova riscontro nei dati di fatto politici. D'altra parte però anche il centrodestra, che scopre troppo tardi i difetti del suo sindaco, non può essere considerato una novità e dovrà spiegare perché in questi anni ha approvato tutto in maniera silente, senza mai far notare nessuna differenza. Ma se nel centro-sinistra Vignini può partire con la sua campagna elettorale, nel centro-destra cortonese le anime sono alquanto agitate. È infatti imminente la notizia di una candidatura alternativa all'attuale sindaco Luciano Meoni, scaricato prima da Fratelli d'Italia, poi da Forza Italia e Lega. Salvo sorprese dell'ultima ora, sarà l'attuale presidente del Consiglio Comunale Nicola Carini, anche vicepresidente della provincia, il nuovo candidato della coalizione. Meoni ieri a mezzo stampa aveva tentato, attraverso una lettera aperta ai partiti, anche un riavvicinamento, chiedendo pubblicamente la definizione o il diniego alla sua ricandidatura. Le carte dovrebbero scozzarsi entro poco. E restiamo in Val di Chiana, andiamo a Monte San Savino, intervento in città per arginare il rischio idraulico in un'area in cui spesso si fa i conti con danni e allagamenti. Vediamo.
L'intervento del Fosso Cupina è un intervento dell'ex ordinanza 82 di protezione civile che consiste nella mitigazione del rischio idraulico di parte dell'abitato del comune di Monte San Savino. E dal 22 di gennaio si prevede la chiusura della strada provinciale 25 al chilometro 16+10. Dal 22 gennaio al 15 marzo a Monte San Savino, sulla strada provinciale 25 della Misericordia, il traffico veicolare pedonale saranno off limits. Sta infatti procedendo il cantiere per la mitigazione del rischio idraulico in un'area che spesso ha dovuto fare conti con danni e allagamenti. Grazie a questo intervento si riuscirà a mitigare il rischio idraulico dell'area, che comunque è un'area industriale, quindi soggetta ad allagamenti ricorrenti, per cui si riuscirà a diminuire sia la pericolosità che il rischio connesso. L'intervento è stato finanziato con 500.000 di euro messo a disposizione dal PNRR ed integrato con risorse comunali. A valle dell'attraversamento sarà previsto la riprofilatura e l'adeguamento della sezione idraulica del corso d'acqua e la realizzazione di un nuovo tratto di fiume, un diversivo che si immetterà sul collettore principale. Il comune di Monte San Savino indica gli itinerari alternativi. Il traffico purtroppo sarà un grosso problema, ma cerchiamo di risolverlo con due arterie secondarie. Una, venendo dall'autostrada e dalla superstrada, sarà l'ingresso verso la zona industriale e dopo rientrare sulla strada SS73 verso il semaforo e verso Monte San Savino. L'altro che noi consigliamo per i mezzi pesanti è rimanere in superstrada o chi viene dall'autostrada entrare in superstrada verso Siena, uscire alla fine della superstrada e entrare in via Procacci verso Monte San Savino. Parliamo ancora di lavori, ma spostiamoci ad Arezzo. Ancora 2 mesi di viabilità variata per i lavori alla doppia canna del Baldaccio. Vediamo come. Lavori e chiusura temporanea del vecchio tunnel. Nel frattempo, modifiche alla circolazione e autobus che cambieranno percorso. I lavori della cosiddetta doppia canna del Baldaccio ad Arezzo sono in dirittura d'arrivo, ma ci saranno ancora 2 mesi in cui la viabilità avrà un nuovo percorso. Abbiamo suddiviso le prossime lavorazioni in 3 fasi operative che partiranno dal giorno 29. Avremo i primi 3 giorni dal 29 al 1 febbraio dove ci sarà la chiusura del vecchio sottopasso e quindi ci sarà obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli. In questi 3 giorni verrà realizzata una rampa provvisoria che consentirà nella fase successiva, quindi dal 1 febbraio al 29 febbraio, di poter garantire anche la svolta in sinistra per i mezzi sotto 35 quintali attraverso appunto questa rampa provvisoria. Quindi anche per gli autobus ci saranno delle modifiche, perché gli autobus che normalmente giravano verso Viale Cittadine saranno obbligatoriamente, dovranno necessariamente svoltare in destra via Alessandro d'Alboro con un percorso alternativo che abbiamo condiviso con Autolinee Toscane in via Laschi, via Nenni, via della Fagiola, via Alessandro d'Alboro per tornare in Viale Cittadini. Comunque non verranno quindi soppresse nessun tipo di fermata, ma ci saranno dei brevi ritardi dai 3 ai 4 minuti misurati sul campo. Quindi ci sarà questa fase in cui appunto ci sarà sia la svolta in destra e in sinistra per arrivare poi all'ultima fase dove verranno aperti entrambi i sottopassi e sarà la fase in cui termineremo la rotatoria lato città per poter arrivare ai primi giorni del mese di aprile per poter garantire la doppia viabilità nel nuovo sottopasso e quindi finire l'intervento. Tutto dovrebbe terminare entro fine marzo e allora la città ne potrà trarre i suoi benefici. Sì, una fluidificazione del traffico che attualmente ovviamente va a insistere sulla zona della stazione per chi proviene da via Antonio del Borro, perché non è consentito ovviamente la svolta a sinistra. Con il nuovo tunnel ci sarà la possibilità di svoltare a sinistra e quindi di andare direttamente nella zona della Tatora, del Baldaccio, dei Carabinieri, e quindi chi vuole uscire dalla città sicuramente non ha bisogno di fare tutto quel percorso che va in qualche modo a ingolfare un po' la circolazione cittadina. Le ACLI spengono 80 candeline, molte le iniziative in programma. Il servizio.
Le ACLI spengono 80 candeline. L'associazione, nata nel 1944, quest'anno taglia infatti questo importante anniversario celebrato con un ricco programma di iniziative dove saranno proposti incontri e convegni dedicati ai temi dell'economia, della storia, dell'educazione, del lavoro e della geopolitica. Abbiamo ovviamente un orientamento preciso, che i nostri fari sono la dottrina sociale della Chiesa, la democrazia, la Costituzione, il mondo del lavoro, però credo che quando si affrontano tematiche di alto livello dobbiamo contribuire a dare una informazione, una pluralità di informazioni in modo che il cittadino poi possa farsi la propria opinione. Il nuovo anno, come consuetudine, ha preso il via con l'apertura della campagna di tesseramento identificata con lo slogan "Ci siamo per". L'anno 2023 è chiuso con 3.600 soci circa, quindi un incremento quasi del 10% rispetto all'anno precedente. Il contributo e il ringraziamento principale va quindi ai circoli del territorio, che sono il vero fulcro delle ACLI, sono quella sentinella nel territorio che senza i quali quella località, quella frazione sarebbe molto più povera. La nuova tessera, valida sino al 31 dicembre, darà diritto alla fruizione di alcuni servizi del sistema ACLista, tra cui lo sportello Famiglia. Abbiamo da un paio d'anni, creato lo sportello Famiglia, grazie all'impiego di ragazzi del servizio civile, e questo sportello è volto a dare un contributo e un supporto ai cittadini verso quelle pratiche, quei servizi della pubblica amministrazione che necessitano di una conoscenza digitale almeno minima. Memorie della scultura, il comune di Civitella in Val di Chiana, in collaborazione con l'Associazione Internazionale Eventi di Scultura Monumentale, la Proloco di Civitella, organizza un simposio internazionale di scultura monumentale che si terrà a Civitella dal 25 maggio al 15 giugno in occasione dell'80° anniversario dell'eccidio nazifascista del 29 giugno del 1944. Il simposio, curato da Bettino Francini, presidente dell'AISM, con la partecipazione di 10 artisti internazionali di fama mondiale, prevede la realizzazione di 10 sculture più un'undicesima opera del direttore artistico Francini a rappresentanza dell'Italia in pietra e o in metallo di circa 3 metri di altezza sul tema della memoria, che verranno installate nelle principali piazze della frazione del territorio comunale per ricordare le vittime dell'eccidio. L'evento è realizzato anche grazie al contributo di Chimet S.p.A. E adesso passiamo alla pagina sportiva, partiamo dall'Arezzo Calcio e ascoltiamo le parole dell'allenatore dell'Arezzo Indiane alla vigilia della gara contro il Pescara di domani alle 18.30. Basta riprendere la partita dell'andata per vedere che razza di partita potrebbe venire. È chiaro, l'andata condizionata subito dal doppio svantaggio nostro. E da allora sa, la partita è stata un po' particolare, però una partita piena di occasioni, come credo venga anche domenica. È quello che dicevo oggi ai ragazzi, proprio gli 0 punti di Pescara nelle ultime 2 gare, proprio è perché sono in un periodo totalmente, totalmente negativo, perché insomma, con le prestazioni che hanno fatto nelle ultime 2 gare, se esci un 0 punti è perché proprio non va. Anche l'ultima in Perugia, la sconfitta non ci stava assolutamente. Forse più difficile addirittura di quello di Carrara, o perlomeno uguale. Vedremo se faremo un altro step ancora oppure no. La squadra sta bene, i ragazzi stanno bene, ci crediamo, si allenano bene. Ripeto, siamo in presenza di una grossa squadra, a livello tecnico forse la migliore. Scusa, mi sembra che per ora non siamo stati condizionati assolutamente dal mercato, ma di solito il condizionamento arriva negli ultimi 2, 3, 4 giorni, quando magari sono in programma dei cambi, ma non mi sembra il nostro caso. È chiaro che non avendo un attaccante, un caratteristico come Gucci, dovremmo inventarci qualcosa, indubbiamente, gli elementi però sono bravi. Io credo che in qualche maniera sopperiremo all'assenza di Gucci, anche se insomma, ha dimostrato quest'anno che è un giocatore molto molto importante per noi.
Ancora a calcio, ma parliamo dell'Arezzo femminile. Dopo la rotonda vittoria 4-0 al Comunale contro il Tavagnacco, le ragazze Amaranto di Mr. Mike sono impegnate in trasferta a Cesena nella 14ª giornata di campionato di Serie B. Sentiamo appunto le parole di Mr. Mike alla vigilia del match. Sì, è una buona sfida per noi. È una sfida che penso che se c'era un momento quasi perfetto per affrontarlo ed ora che abbiamo messo un piano nel campo, abbiamo trovato un po' di ritmo e sì, siamo preparati bene per questa sfida e abbiamo visto che è una squadra molto diretta che gioca molto nello spazio, diciamo, libero, vuoto, dietro le spalle. Hanno fatto tantissimi gol così contro quasi tutti gli avversari. Se non sbaglio solo Ternana e Parma hanno vinto 2-1 con questa squadra, quindi solo queste due sono le sconfitte in quasi un girone completo. Quindi sì, è una squadra che gioca molto diretta, con molta velocità, con molta forza anche, e noi bisogna essere preparati per questo. E contro il Tavagnacco, dopo la partita del Tavagnacco, abbiamo avuto qualche piccoli, diciamo, come botte, piccole cose così, però niente di grave, quindi quasi tutte sono a disposizione, sì. E domani pomeriggio alle 18 torna in campo anche l'Amen Basket. Domenica 21 gennaio l'Amen BC Servizi Arezzo sarà di scena sul parquet del Pala Credit Agricole di San Miniato, casa dell'Etrusca, formazione che occupa la terza posizione in classifica e viaggia con il vento in poppa di 4 successi consecutivi. Un avversario particolarmente ostico per la SBA che nel turno infrasettimanale non è riuscita ad ingranare nella trasferta di Castel Fiorentino. I pisani, infatti, guidati da coach Martelloni, hanno un'età media molto bassa e riescono ad avere un'intensità di gioco molto alta per tutto l'arco dei 40 minuti. Miglior realizzatore della squadra sino ad ora Jovanovic con 14.2 punti, seguito da Bella Chioma che nella gara di andata segnò tutti i canestri decisivi per la vittoria di rimonta di San Miniato al Palaestra. L'Amen BC Servizi dovrà quindi superarsi per cercare di bloccare ingranaggi dell'Etrusca e reagire alla prestazione in colore del turno infrasettimanale. La partita è dunque in programma domenica alle ore 18. E questa era anche la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione e buona serata. Arrivederci.